Ciao ragazze, benvenuti al solito appuntamento mensile dei promossi e bocciati. Questo mese, sia di settembre che di ottobre, perché come vi ho spiegato nei preferiti, ho dimenticato di girarlo il mese scorso. E allora inizio subito col mostrarvi i prodotti che ho provato in questo periodo. E inizio con i bocciati questo mese non ce ne sono, e sono due prodotti di Essence. Sicuramente per chi ha visto il video haul l'ha intuito che non sono rimasta particolarmente entusiasta di questi prodotti, e sto parlando del Blush Stick di Essence. Questo qui è lo 030 Miss Peachy, semplicemente perché questo blush ha un bellissimo colore, questo non lo metto in dubbio, però sul viso lascia il viso un pochettino oleoso e non mi piace come effetto, quindi lo devo utilizzare con lo Stirper Brush di Elf, che insomma picchiettandolo un pochettino sulle guance non dà quell'effetto oleoso, perché se utilizzo lo stick vi lascia proprio la faccia tipo unta e non mi piace. Il colore è molto bello, però se lo andate a sfumare, come potete vedere, scompare del tutto. Non è bello bello carico, quindi è sempre da tamponare con un altro blush che avete, che riprende più o meno lo stesso colore in polvere. Un altro prodotto che mi ha deluso è questo ombrettino qui della Essence, e sono i Metal Glam. Il mio è lo 06 Miss Tangerine. E come potete vedere ha perso tutti i glitterini che aveva. Il primo strato di glitterini, perché come potete vedere questo è l'ombretto in realtà, e non è granché, non scrive tantissimo. Questo qua è l'ombretto, è molto luminoso questo sì, però non scrive niente proprio. Io lo utilizzo bagnato per cercare di tirar fuori un po' di colore, ma poi per il resto non è sta grande pigmentazione, cioè sul dito sembra anche scrivente, però vedete, applicato sulla mano fa un pochettino schifo, quindi non lo boccio totalmente perché bagnato scrive leggermente, poi ha dei bei riflessi, però non è proprio, diciamo, il top. Io mi aspettavo un ombretto metallico, però che era fatto insomma come, cioè, come vi devo spiegare, io mi aspettavo che insomma questi brillantini che vedete solo i bordi, cioè tutto l'ombretto doveva essere così, non è che mettete solo uno strato di brillantini sopra e poi tutto l'ombretto, cioè, poi l'ombretto è tipo questo ombretto perlato color pesca, niente di che, molto molto banale come colore, quindi un pochettino Essence con questo prodotto ha toppato, infatti non ne comprerò più. Poi inizio subito con i prodotti promossi. Promuovo questo primer della Catrice, primer o illuminante. Come illuminante lo promuovo perché mi piace davvero molto ed è duraturo. Vi faccio vedere il colore. Come potete vedere è un color carne, e si può utilizzare sia come primer occhi che come illuminante. È un prodotto tipo in crema e dura tantissimo, quindi come illuminante ha davvero un'ottima durata. Come primer pure l'ho provato e mi piace, l'unica volta che mi ha ceduto un poco è quando l'ho utilizzato con una palettina di Sleek, non lo so che cos'è accaduto, comunque mi ha ceduto un pochettino, poi per il resto è davvero ottimo. Devo rifare la prova con la palettina Sleek e vedere se la combo primer Catrice palettina Sleek non va bene, oppure non lo so, è qualche ingrediente che contrasta con gli ombretti Sleek, perché solo con gli ombretti Sleek mi ha dato questo problema, ed è strano perché comunque cioè, qualsiasi primer ho provato, il trucco occhi con la palettina Sleek mi ha resistito bene, mentre con questo qui mi ha ceduto un pochettino. Però non lo boccio perché mi sono trovata bene con tutti gli altri tipi di ombretti. Poi promuovo questi altri due blushini. Questo qui è quello di Arianna Soft Touch, ed è quello in crema, nella colorazione 01, è questo qui,
che è un bellissimo color pesca, come vedete. Non ve lo swatcho perché non ci arrivo praticamente, perché tengo le unghie. Comunque è proprio il colore che vedete dalla confezione ed è molto molto bello e duraturo. Io lo applico con il pennello della Nashi e mi ci trovo davvero bene. Si sfuma bene sul viso, poi si trasforma in polvere e aderisce bene alle guance, quindi vi dura davvero un sacco di tempo. E l'ho pagato tipo intorno ai 2,50 euro, quindi ottimo affare. E un altro blush che promuovo è questo qui di Catrice, che più o meno è della stessa tipologia di quello di Essence, però è molto molto più scrivente e di qualità migliore. Questo, come potete vedere, è lo swatch. E adesso ve lo faccio vedere sfumato. Questo qui di Catrice però è di un'edizione limitata ed è della Match Point, lo C02 Rock By. Quindi non so se lo potete trovare. Comunque però, come vedete, sfumato scrive, non è che scompare come quello lì di Essence, quindi e scrive anche abbastanza. Infatti con questo qui dovete stare proprio attente perché scrive tantissimo, anche troppo direi. Poi, come altri prodotti che promuovo, cancello. Scusate se tiro su col naso, ma sono un po' raffreddata. Poi, come altro prodotto, promuovo questo qui, questo burro cacao della Maybelline, il Babyliss. Il mio è bello, è nella tonalità, che tonalità? È il Cherry Gloss, comunque, il Cherry Me, come si chiama? Oddio santo. Voi non potete capire, penso che si sia sentito, c'è un pazzo che urla gollo fuori al balcone. Oddio. Comunque, promuovo, solo qui a Salerno accadono queste cose. Comunque, promuovo questo Baby Lips della Maybelline ed è il Cherry Me, ecco, lo sta scritto sulla confezione. Mi piace molto, idrata, dura a lungo e anche una volta che va via lascia le labbra davvero morbide e idratate. Quindi ve lo straconsiglio. Io l'ho pagato da Acquestabuoni a 3,90 euro, però so che in altri catene, altre catene viene venduto a meno. Quindi io nelle vicinanze ho solo Acquestabuoni, però se lo trovate insomma in qualche altro. In qualche altra catena, tipo so che c'è la catena Tigotà che la vende a meno e anche un'altra catena che in questo momento non mi ricordo e ve li straconsiglio, in particolar modo questi qui che lasciano le labbra colorate perché sono davvero molto carini. Sto utilizzando tantissimo questo qui della Elfo, lo promuovo, l'ho acquistato tempo fa, l'avevo sempre messo da parte ed è praticamente un'acqua che serve per bagnare il pennello e insomma, per far risaltare di più gli ombretti oppure per fissare il trucco. Io la utilizzo per questi due modi e mi ci sto trovando bene perché sto sfruttando molti ombretti che non utilizzavo perché non scrivevano, insomma, senza essere bagnati e quindi niente, la sto sfruttando tanto in questi mesi e l'ho voluta inserire e ve la volevo far conoscere se non l'avete mai provata. Perché è davvero un prodotto molto valido, sia per quanto riguarda il fissare il trucco. Basta che la spruzzate sul viso e vi fa durare di più il trucco. È molto molto buona e non costa neanche molto, se non sbaglio, perché io l'ho presa quasi con i miei primi ordini Elf, quindi non mi ricordo di preciso, però è un'acqua con aloe, tè verde, cucumber, non so cosa sia, vitamina C ed E, ed ha 60 ml di prodotto. Poi promuovo questi due duo uno della Winnie e l'altro è della Yes Love. Questi qua me li ha mandati Mara e sono davvero molto validi come prodotti. Allora, vi faccio vedere questo qui ed è un marrone con questo è il marrone, come potete vedere, super scrivente. E questo è il pesca. Eccoli qua.
L'unica cosa che ho dimenticato, perché come al solito sono una babecca, è questo qui praticamente. Il laggeggio è troppo duro e non lo riesco ad aprire. Mi serviva tipo la pinzetta per sopracciglia che in questo momento tengo di là. Comunque è un duo formato da un ombretto color borgogna e questo qui praticamente che è un rosa duocromo con perlescenze verdi. È molto molto particolare questo ombretto. Comunque ci saranno occasioni che ve lo mostrerò perché praticamente io apro questa che con le unghie non ci riesco né tantomeno riesco ad aprirlo. In questo modo utilizzo praticamente la pinzetta, la metto qui e vado a tirare sopra. Tenendola nell'altra stanza non posso aprirlo. Non lo so, mi è arrivato così. Comunque è importante che almeno rimane sigillato e il prodotto non si perde. Allora, se siete interessati, questa qua è la palettina numero 10 della Winnie e quest'altra è la 18, credo. Che sono due marche spagnole, la Yes Love e la Winnie. Hanno una scadenza di 24 mesi e all'interno c'è 5 grammi di prodotto. Si vede un caspita, però fidatevi. Poi, come ultimo prodotto che vi promuovo, comunque la scrivenza è molto molto simile a questi qui della Yes Love, scrivono davvero da paura. E come ultimo prodotto promuovo questo pennellino qui della H&M, non ne avevo di pennellini di H&M e devo dire ha fatto un'ottima riuscita, già l'ho lavato, lo sto sfruttando e mi ci sto trovando bene. Niente ragazze, questi erano i miei promossi e bocciati del mese di settembre e ottobre. Io vi mando un forte bacio, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!